Sembra che ci sia proprio una lettera di deputati del PDL che chiedono a Berlusconi di fare un passo indietro. Per allargare la maggioranza. E voi conoscete i nomi? Beh, di solito sono i malfancisti. Sì, mi faccia dei nomi, mi faccia dei nomi. No, gli scaglioliani. Più volte Scajola ha già proposto lo schema di un passo indietro di Berlusconi per allargare al centro. Non mi risultano lettere di Scajola né di nessuno. No, attualmente no, ma si starebbe lavorando. Quando riceveremo una lettera in questo senso ce ne occuperemo. Intanto oggi festeggiamo un risultato del governo in Europa. Non commento documenti fantomatici scritti sulle agenzie senza firme, perché si tratta di agenzie anonime a firma di anonimi. Beh, invece i sindacati che dicono questo provvedimento sulla cosiddetto licenziamento facile, un'istigazione la rivolta. Sono provvedimenti che l'Europa chiede. Io proporrei alle opposizioni davvero di avere senso di responsabilità nazionale e di mettersi al servizio del bene comune. Se dall'Europa è arrivato un sì a un programma di governo per i prossimi 18 mesi, lavoriamo insieme per realizzare al meglio queste ipotesi di lavoro. Io suggerirei alle opposizioni davvero di abbandonare questo anti-berlusconismo ossessivo. Senatore Gasparri, siete riusciti a compattare i sindacati sul tema del licenziamento? Noi non dobbiamo licenziare nessuno, le norme rigide invece favoriscono la fuga delle imprese, la delocalizzazione e quindi la disoccupazione. Sulle pensioni avete preso in giro l'Europa, perché non era una norma, un accordo nato da Lega o PDL, era già previsto il pensionamento a 67 anni nel 2026. Prendere in giro l'Europa è una valutazione che restituisco a lei. Abbiamo ricordato anche con questo documento come in Italia il livello dei 67 anni sarà raggiunto prima di altri paesi. Tremonti ha contribuito alla stesura di quella lettera, di quel documento che contiene, come è stato detto, però anche si dice che si è defilato. Guardi, vede, non si può dire, la lettera contiene cose già fatte, quindi non ci sono cose nuove, e poi dire che Tremonti non è d'accordo, delle due l'una. In questi giorni Tremonti ha partecipato, perché io sono stato presente, così? Non lo so, devi chiederla a boss. Io ho partecipato a riunioni in cui c'era Tremonti e abbiamo discusso con Tremonti le cose che andavano fatte. Ieri il sì dell'Europa, però oggi già dall'interno del PDL incominciano a lanciare dei segnali, si parla di un gruppo dei deputati del PDL che vuole chiedere a Berlusconi un passo indietro. Facciamo, ricominciamo con i gruppi, le cene? Guardi, penso e spero di no. Noi siamo un grande partito popolare e democratico che ha tutto il diritto di discutere al suo interno quello che vuole. Senatore, ieri la maggioranza è andata sotto per due volte, ma si può continuare a governare ancora con i ministri che o governano